festeggia 25 anni la PCM Italia, che stasera ha voluto ringraziare tutti i dipendenti e soprattutto gli operai per questo importantissimo traguardo. Azienda che si occupa di automotive qui nella zona industriale di Villa Zaccheo, nel comune di Castellalto, e ovviamente era presente anche il primo cittadino del paese teramano. Noi di Rete 8 siamo venuti per raccogliere le impressioni, i pareri, ma soprattutto la gioia di chi ha creato questa industria, fiore all'occhiello della provincia teramana e non solo. E allora seguiteci, siamo all'interno di un noto ristorante della zona dove ovviamente stanno per partire anche i giusti e dovuti festeggiamenti. State con noi. Da 23 anni che sono qui, diciamo che ho visto nascere questa azienda nel lontano 1999, ne abbiamo fatta di strada tantissima, è stata una bella scommessa, 5 lustri, adesso è un bel traguardo. Ecco, tanta strada ovviamente, è stata tortuosa, è stata come un'autostrada, avete dovuto superare dei piccoli lavori in corso lungo il tragitto e ovviamente questo forse vi ha aiutato anche a crescere. Tantissimi lavori in corso, tantissimi più che altro per le infrastrutture. Siamo in una zona bellissima, siamo in una zona stupenda. Io sono di origine siciliana ma ormai mi sento abruzzese. E purtroppo quando siamo arrivati qui mancava l'acqua, per fare un esempio, mancava il metano, ci siamo dovuti non solo interessare ma autotassare per mettere tutto, portare tutto. I primi 2500 metri di azienda è stata una bella scommessa. Dopo 2-3 anni che già la realtà incominciava a essere radicata sul territorio, forse hanno iniziato a sentirci di più e hanno capito che non eravamo la solita azienda che venivamo dal nord a investire qui, a prendere i fondi del meridione o del centro Italia e scappare. Noi ci abbiamo scommesso, abbiamo vinto la scommessa. Oggi l'azienda fattura il 70% fuori dall'Italia, in Europa. Fatturiamo anche in Messico, in Brasile, in Nord America. Spediamo qui particolari un po' in tutto il mondo. Ed è una bella cosa per la realtà dell'Abruzzo e del Centro Italia. Tra le mani ha il discorso che tra poco appunto ci racconterà sul palco. Una piccola chicca in anticipo ce la può dare, soprattutto nei riguardi di chi lavora all'interno dell'azienda, se sarà un discorso stimolante o se sarà bene o male un solo discorso di ringraziamento. Allora, è un discorso di ringraziamento come lo faccio bene o male durante l'anno. Io credo di essere il capitano di una squadra, non l'allenatore. Io sono in campo con loro, sono il capitano di una bellissima squadra che si può dire che sia una famiglia in tutti gli aspetti, e quindi io sono contento di essere con loro. Devo ringraziarli perché insieme abbiamo superato tutte le difficoltà di questi anni, e sono stati tanti. Con il sindaco di Castellalto, Aniceto Rocci, una serata importante non solo perché, io dico scherzando, tra un po' si va in ferie, almeno per loro, ma perché si festeggiano 25 anni di attività di un'azienda storica che porta sicuramente tanto benessere al suo territorio. Sì, buonasera, è veramente un traguardo storico per questa azienda. Questa si è insediata nel 97, se non vado errato, e quindi ha fatto un percorso straordinario. È un'azienda veramente leader nel settore automobilistico, quindi fanno pezzi meccanici, e quindi hanno veramente svolto in questi anni un lavoro ottimale.
quindi questa azienda è cresciuta tantissimo, ma la cosa più importante è che porta ricchezza nel nostro territorio. Noi siamo, io come sindaco ma come capo dell'amministrazione, contenti perché ha scelto Castellalto, ha scelto questo nucleo industriale che è importantissimo e adesso diciamo, è servito anche dalla superstrada, quindi è anche comodo. Quindi l'amministrazione dovrà ancora lavorare tanto per dare più servizi a queste aziende importanti. Ecco sindaco, è fondamentale non tagliare quel cordone ombelicale tra chi amministra e chi fa ovviamente business e imprenditoria nel territorio. Ecco, come si conciliano le cose? Perché poi ogni tanto possono nascere anche degli scontri. Sì, difatti la cosa importante è mantenere questo rapporto vivo tra l'amministrazione e queste aziende leader, ma anche aziende minori, perché portano ricchezza al nostro territorio. Quindi c'è tanto ancora da lavorare, noi ce la mettiamo sempre tutta. Qualche volta ci sono delle richieste un po' particolari, però noi cerchiamo sempre di stare vicino a queste aziende e quindi di fare in modo che alcuni problemi vengano risolti. E allora siamo con Gino Mossini, operaio ma soprattutto rappresentante sindacale all'interno di questa azienda che con il sindaco dicevamo ha fatto 25 anni di attività qui a Castellalto e ha portato tanto benessere e anche ricchezza, lo possiamo dire. Certamente, c'è da sottolineare che 25 anni nel panorama imprenditoriale italiano è un traguardo difficile da ritrovare oggi come oggi. Quello sicuramente. A livello di sindacale siamo riusciti in questi anni a costruire un rapporto costruttivo, collaborativo, basato sul rispetto reciproco. Quindi abbiamo raggiunto anche degli obiettivi importanti, importantissimi, unici. Abbiamo raggiunto la banca ora solidale. Abbiamo eletto per la prima volta in Abruzzo un rappresentante dei colleghi in somministrazione che si siederà insieme a noi a trattare delle questioni, soluzioni aziendali. Ovviamente quando c'è questo filo diretto, no, tra gli operai e la direzione, in questo caso dell'industria, i rapporti vanno per il meglio e si lavora anche meglio. Ecco, nel momento in cui però si crea il cortocircuito, lei cosa fa? Cosa deve fare perlomeno per guadagnarsi i galloni da parte dei suoi colleghi, per rappresentarli al meglio ovviamente? Ma personalmente io non ho mai detto una bugia ai miei colleghi, non ho mai detto raggiungiamo questo o raggiungiamo quello, cerchiamo di fare questo, cerchiamo di fare quello. Sappiamo che abbiamo un'azienda disponibile a trattare su determinate tematiche, abbiamo sul welfare, la contrattazione secondo livello, ormai siamo a ottimi livelli. Quindi poi diciamoci la verità, i cortocircuiti si possono presentare quotidianamente, ma come alla fine si risolvono quando poi porti comunque. Bisogna avere un buon rapporto per superarli, esatto. E correggerli. Bisogna essere, come dire, credibili. E io penso di essere, noi pensiamo di essere MRS1. Non abbiamo mai detto che portavamo la luna e neanche l'abbiamo mai chiesta. Ecco, quello è il discorso. Perché sappiamo che si cresce piano piano, col tempo. Col tempo si cresce e si ottengono armate cose. Anche perché speriamo di arrivare alle nozze d'oro con il lavoro. Quindi di festeggiare i 50. Ve lo auguriamo, assolutamente. Grazie mille. A lei, salve. Un'azienda proiettata nel futuro, ha sempre investito, è gestita da persone competenti, ci lavorano persone entusiaste, la passione credo che sia uno dei motori fondamentali insieme alla competenza. Quindi diciamo sono state gettate le basi, questi 25 anni sono per sancire il ponte verso il futuro e quindi i prossimi 25 anni in cui ci si aspetta una crescita insieme al gruppo PNC System ancora più forte e consistente. A proposito di crescita, possiamo dare già qualche numero anche per il futuro?
Beh, numeri difficili da dare, specialmente in un momento come questo di grande incertezza e transizione. Il gruppo sta investendo molto sulle nuove tecnologie, l'impatto della e-mobility è ovviamente importante per tutta l'industria automotive e questo stabilimento, PCM Castellalto, sarà uno degli stabilimenti sui quali ci saranno gli investimenti più consistenti per questo tipo di parte dello sviluppo del sistema automotive, più tutta una serie di progetti importanti, quindi direi che non ci sono numeri che in questo momento si possono esplicitare, però il programma è molto fitto e molto intenso. Con il team che lavora in questo stabilimento sono sicuro che riusciremo a raggiungere tutti i risultati. Una domanda complicata, non so se è complicata anche la risposta, ma è secondo me piena di speranza, o almeno potrebbe esserlo. Ci sarà l'occasione anche per nuove assunzioni? Anche questo è difficile da dire. Chiaramente mi sembra che negli anni PCM ha rappresentato per il territorio un importante punto di riferimento, quindi è cresciuta, è crescendo l'azienda come fatturato, come impianti, è cresciuta anche l'occupazione. La volontà, la strategia del gruppo è quella di crescere ancora, ovviamente sempre mantenendo quelli che sono i parametri necessari per rimanere competitivi nel mercato, però realmente vedo e percepisco un entusiasmo, una passione tale che lascia tutto presagire per il meglio. Due anni terribili per tutti, ovviamente, in tutti i settori. Ecco, dov'è che si è contraddistinta l'azienda, a differenza delle altre? Senza ovviamente fare paragoni, però c'è stato forse un tocco diverso rispetto agli altri. Ma la reazione, diciamo che il gruppo, tutto il gruppo e PCM in particolare, hanno reagito in modo immediato alle varie situazioni che sono create, il Covid prima, la crisi dei semiconduttori, la guerra adesso. Il fatto che ci fosse comunque una struttura aziendale preparata, ci fosse comunque una situazione finanziaria sana e un'organizzazione efficiente ha fatto sì che la reazione è stata sempre misurata a quello che era il momento contingente, perché in questi due anni sono cambiate tante volte le cose e noi siamo sempre stati al posto giusto nel momento giusto. 25 anni, un gran traguardo, ma domani è già futuro. Ecco, come lo guardate? Ma sicuramente lo guardiamo molto positivo. Sono stati 25 anni PCM di continua crescita, è stato un percorso veramente importante, questo grazie a tutto quello che hanno fatto queste persone, i due soci in primis e tutti i ragazzi qua del territorio. Sicuramente il futuro sarà una grande battaglia, perché c'è un grande cambiamento nel settore automotive, sicuramente ci siamo in una grande transizione, la macchina elettrica, l'idrogeno, e quindi ci sarà da combattere, ecco, la vedo, però siamo molto fiduciosi, perché con la tenacia che abbiamo in questo gruppo sicuramente andremo avanti. Ecco, la forza è proprio questa dell'azienda, che ha compiuto appunto 25 anni, sapersi adeguare ai cambiamenti non solo economici ma anche sociali, non solo abruzzesi in questo caso, ma direi mondiali. Assolutamente sì, è stato un grande punto di forza, sì, il gruppo, la forza, la grinta di queste persone, la disponibilità e sempre saper mettersi in gioco per affrontare tutte le sfide. Siamo veramente, ripeto ancora, soddisfatti di questo team, perché è un team veramente forte. A proposito di futuro, avete già individuato un obiettivo da raggiungere, e se ce lo può dire qual è? Ma adesso per scaramanzia non voglio dire grandi obiettivi, sicuramente il gruppo vuole crescere, quest'anno le previsioni del budget 2022 sul gruppo siamo a 220 milioni, il nostro obiettivo sicuramente è arrivare a breve a 250 milioni a breve, abbiamo altri paesi da sviluppare, Teramo ormai penso che sia stato l'evento consolidato nel gruppo, ma abbiamo anche altri paesi da sviluppare in forte crescita, uno Portogallo, Romania sicuramente, Germania che sta crescendo, certo che Teramo ormai è uno dei plant consolidati del gruppo.
chi l'ha preceduta per scaramanzia soprattutto non ha voluto parlare di numeri o citare precisi obiettivi o sogni. Lei può farlo, se la sente? Ma questa sera presenteremo il nuovo logo dell'azienda, presenteremo anche bene o male le aziende che fanno parte del gruppo. Siamo un gruppo di 220 milioni l'anno, con 7 aziende in Europa, dislocate in Italia, in Germania, in Portogallo e un po' in Bulgaria e in Romania. Senza tralasciare il territorio abruzzese, abbiamo come obiettivi di fare qualcosa anche fuori dall'Italia e dall'Europa, perché purtroppo il nostro mercato in questo momento, il mercato dell'automotive, è un mercato difficile, in cambiamento, e quindi noi dobbiamo essere veloci ed essere sul pezzo per stare sul mercato, se no perdiamo il treno. Prima ha parlato di infrastrutture mancanti all'epoca, però voi ce l'avete messa tutta e avete creato questo mostro in positivo, così lo voglio chiamare. Un appello lo può fare alle istituzioni? Cosa manca a questo territorio ancora per continuare a crescere come l'ha fatto la PCM? Allora, manca sicuramente il minimo indispensabile, manca una ferrovia veloce che ci collega a Roma. Noi abbiamo Roma a 130 chilometri. Per andare a Roma ci stiamo 3 ore, facciamo 150 km di autostrada, ci buttiamo sul grande raccordo e lì tutte le volte che si entra sul grande raccordo per andare a Fiumicino o a Ciampino, speriamo che Dio ce la mandi buona e arrivare in aeroporto. Mancano secondo me le infrastrutture, viabilità su tutto, basi, è la base quello che manca, non è che manca l'energia elettrica, manca la base, bisogna sviluppare questo territorio e questa zona dell'Italia per renderla più affascinante sia a livello imprenditoriale, quindi su investimenti, e sia a livello anche turistico, perché io credo una ferrovia veloce, un'autostrada potenziata che permette un arrivo molto più facile, è un bene per tutti.